So today I will go through two lists of mental states. Oggi percorreremo due liste di stati mentali. And you might just listen and reflect or see if you have already met some of them. Potete ascoltare e riflettere se li avete già incontrati, alcuni di questi. And if you haven't met them, you might still meet them. Alcuni magari li avete incontrati, altri non ancora. And this two e gli altri li incontrerete magari in futuro. These two lists are, one is what comes into the way of concentration, and the second list, what is a factor of concentration. Una prima lista è quello che arriva sulla strada della concentrazione, che si frappone, blocca la strada della concentrazione, invece gli altri sono i fattori della concentrazione. Mm-hmm. And what I mean is with concentration combined with mindfulness, a kind of really being present here and now. La concentrazione, quando va in coppia con la consapevolezza, vuol dire proprio essere presenti qui e ora. So I don't mean that concentration that is limited just to one object, but it could be a series of objects, as it is in Vipassana often. Con questo non voglio dire che la concentrazione si limiti a essere presente solo con un oggetto, ma può essere presente con molti oggetti, uno dopo l'altro, come nel processo della Vipassana. And now when I go through these factors, I also keep a little bit to descriptions one finds in old Buddhist commentaries. E analizzando questi fattori io mi rifarò anche a quello che è scritto negli antichi commentari buddhisti. Like Visuddhimagga or Abhidhamma. Come Abhidhammata Sangaha. Come il Visuddhimagga e l'Abhidhammata Sangani. So, first factor you might have met this one is greed and desire. Il primo fattore che potreste avere già incontrato è questa brama, avidità o desiderio. In the Pali language, loba. In Pali si dice loba. But in the context of the so-called five hindrances of a concentrated mind, it is also called kamachanda. Ma nel contesto dei cinque ostacoli alla concentrazione viene chiamato kamachanda. But well, it's more or less the same, and it covers all kind of degrees of selfish desire, longing. E comunque più o meno lo stesso e ricopre tutte le diverse gradazioni di questo desiderio egoistico e sì, brahma. Longing, attachment and clinging. Questo bramare, afferrarsi, attaccarsi. Well, usually it says how you experience it sometimes in the meditation practice. The gist of it is, if I would have this, I would be happy. E il nocciolo di come noi lo sperimentiamo nella nostra pratica di meditazione è un po' quando c'è questa sensazione di che ci dice se avessi questa cosa qui sarei felice. So whether this is a different kind of food or a different kind of climate or a certain state of mind that you have experienced and you want it back. Potrebbe essere un tipo di cibo oppure il clima esterno particolare o anche uno stato mentale che abbiamo sperimentato in passato e vorremmo che tornasse. Or wanting to be a person that is not there.
Oppure magari vorremmo essere con una persona che non è qui. But it's always towards the future, a better future. Ed è sempre qualcosa che ci proietta verso un futuro ipotetico migliore. And then we cannot really rest in the present moment because the present moment is not good, seems not good enough. E questo significa che non siamo in grado di soffermarci sul momento presente perché ci sembra che il presente non sia abbastanza buono. So in these texts they would ascribe to this state it has the characteristic of grasping an object. Quindi nei testi viene detto che questo stato ha la caratteristica di aggrapparsi a un oggetto. And then it says, I'm not cooking with meat, so I don't know if this is correct, but it says, sticking as meat sticks to a hot pan. E poi dice, questo io personalmente non so perché non cucino la carne, però dice che si attacca a come la carne su una padella rovente. But well, it's sticky, that's true. E il fatto che si attacchi, che sia appiccicoso in qualche modo, però è vero. And it manifests as not giving it up. Perché la sua manifestazione che non lascia andare. There is this, I have never seen this, but I have heard that there are this, in Asia there are this kind of monkey traps, where in a little cage, a small cage, there is some food that the monkey likes, and when he comes he puts his hand in and he can go with the hand in, but then when he grasps that kind of food then the fist is bigger and then he cannot get out again. E io questo non l'ho visto personalmente, ma in Asia si parla di questa trappola per le scimmie, che è una piccola gabbietta dove c'è del cibo che piace molto alle scimmie. Quindi la scimmia infila la mano in un buchino, però una volta che ha afferrato questo cibo, il pugno è più grosso, quindi non riesce a estrarre la mano e rimane lì. So you can get in, but with the fist not out. So the monkey is so greedy that he doesn't let go. So he is trapped. Visto che la scimmia è così avida, non lascia andare il cibo ed rimane in trappola. Okay. So also even in a meditation practice we might discover certain thoughts, pleasant thoughts that we don't want to let go of. E anche nella pratica di meditazione potremmo scoprire che ci sono dei pensieri che ci piacciono così tanto che non vogliamo lasciarli andare. We forget about this instruction of noting and returning to sensing body or breathing. Quindi dimentichiamo subito l'istruzione di etichettarli, di notarli, di tornare e di lasciarli andare tornando al corpo che respira. One might spend some time in the inner amusement park. E passiamo un po' di tempo nel nostro Luna Park interiore. And then it's interesting to look at those thoughts and how one is relating to them, and there might be seen that there's a kind of stickiness, and the mind sticks with it, doesn't want to let go of them. Ed è interessante vedere come la mente si relaziona a questo tipo di pensieri, perché possiamo notare che proprio la mente in qualche modo si appiccica, non vuole proprio lasciarli andare. What I will do when I go back? You can go through that, all the pleasant things you will do. Che cosa farò quando avrò finito il ritiro e poi ci immaginiamo tutte le cose belle che faremo. Or whatever. So it's not that this is bad, but it's interesting to observe. Non che ci sia qualcosa di male in queste cose, è una cosa però interessante da osservare. And the idea is, as a meditator, one would directly also look not so much at the object of desire, but at the desire itself. E l'idea è che il meditante non osservi tanto l'oggetto del desiderio, ma proprio il desiderio stesso. A desire arises, a desire passes.
perché il desiderio è sorto e poi passa. Yours passes even if it's not fulfilled. E se ne andrà anche se voi non lo porterete a compimento. And it's interesting to see that the state of desire itself is not such a pleasant state. E un'altra cosa interessante da notare è che questo stato del desiderio non è così piacevole. But find out yourself. Ma questo dovete vederlo da voi stessi. So this is why one wants the desire to be fulfilled, because then it's one is rid of desire. Perché in realtà è proprio per questo che noi vogliamo soddisfare i nostri desideri, perché in qualche modo così sentiremo un sollievo. But here in practice we can also know and note desire as desire and maybe just let go of it, or it passes away by itself. Qui nella pratica però possiamo notarlo come desiderio e lasciarlo andare, oppure magari se ne andrà da solo. Sometimes it doesn't easily pass by, it takes some time. A volte no, invece non se ne va così facilmente, ci vuole un po' di tempo. The second mental state, which is also obstructing to be really present and concentrated in that moment, is hatred or ill will. Un altro stato mentale che ostacola la concentrazione nel momento presente e la presenza è la malevolenza e l'odio, la rabbia. Dosa is hatred in Pali, and Vyapada is ill will. Si può chiamare sia dosa, che è l'odio, o vyapada, che è la malevolenza. And this second one is usually used when it comes to these five states that hinder concentration. Questo secondo termine viene utilizzato quando si parla specificatamente dei cinque ostacoli. And it usually says, if this wouldn't be, I would be happy. E questo si riassume con la frase, se questo non fosse così, non ci fosse, io sarei felice. If my neighbor meditator wouldn't breathe so loud, I could meditate well. Se soltanto il mio vicino di cuscino respirasse un po' meno rumorosamente, potrei meditare bene. Or if my back wouldn't hurt, everything would be well. Se la mia schiena non mi facesse male, tutto sarebbe perfetto. Or whatever. There are times in the retreat where the mind finds so many things that one is kind of opposing, and things that shouldn't be there. E qualunque altra cosa, ci sono poi dei momenti proprio nel ritiro in cui la mente trova tantissime cose diverse a cui opporsi. So I find in Piandici Lecce more difficult for me to find. Sebbene per me personalmente in Pian dei Ciliegi è difficile trovare qualcosa che maybe non slightly too hot sometimes. Magari ogni tanto fa un po' troppo caldo. So it's sad that this aversion, the cause for aversion, is what is called the ground for annoyance. E si dice che la causa per questa avversione è il terreno del fastidio, dell'essere infastiditi. Yeah. But I would not completely agree with this, because there can be so many grounds for annoyance, but it is it has also something to do with the mind reacting, and this is not the same. Cioè, con un terreno che infastidisce, penso che intenda dire le cose che ci danno fastidio, però personalmente non sono d'accordo del tutto, perché di cose che possono infastidire ce ne potrebbero essere tantissime, ma qui si tratta più della reazione della nostra mente. You may observe a certain kind of
say medium knee pain, and there's a lot of resistance. Per esempio, mettiamo che stiamo osservando il dolore che c'è al ginocchio e sorge un sacco di resistenza. If this would not be there, I could meditate. Iniziamo a pensare, se non ci fosse potrei meditare. There is really a strong resistance. Or it could be at another time that the same kind of knee pain is there, but there's completely peace in the mind, and it is just, as one meditator once called it, it's just part of the landscape. Quindi magari nel primo caso entriamo tantissimo in conflitto con questo dolore, magari poi in un'altra seduta c'è lo stesso dolore, però in quel momento la mente è calma e, come ha detto un meditante, vabbè, c'era il dolore, però è come se facesse parte del panorama. So that means there is a kind of presence without wanting to get rid of or grasping. It's just the pure presence, moment by moment. In questo caso vuol dire che c'è una presenza calma che non vuole cambiare le cose, non si afferra a niente ed è semplicemente consapevole in ogni momento. And this is actually conducive to concentration or a moment-to-moment mindfulness. Even some meditators, and tomorrow morning I speak a little bit more about it, are able, when they have a certain, say, moderate pain, that they can use it very well to concentrate the mind even better than with rising and falling. Because it is tangible. E questa particolare attitudine è molto utile per sviluppare la consapevolezza e la concentrazione. Come mi ha detto un meditante questa mattina, inoltre, lui è riuscito, grazie all'osservazione del dolore, a sviluppare una buona concentrazione, perché comunque è un oggetto molto chiaro e tangibile. But if there is ill will and aversion towards it, one is not willing to take it up as an object. Ma se invece nella mente c'è avversione, allora non ci sarà questa voglia, questa volontà di prenderlo come oggetto. So the third one that obstructs or is not conducive to concentration and clear mindfulness is Tina. Il terzo stato mentale che ostacola la concentrazione e la consapevolezza è Tina. Tina is the Pali word, and actually there are two similar states of mind, and they usually come together, but I go through them one by one. Tina is usually translated into English as sloth. So this is, I think, not a very common word. Allora, Tina è la parola in Pali che di solito viene accoppiata con un altro stato, però io ne parlerò separatamente, e possiamo tradurlo con indolenza o pigrizia. Yeah. So it's a kind of dullness or sluggishness of the mind. È una mente che è un po' ottusa, lenta, pigra. But sloth is also an animal. In inglese si dice sloth, che è bradipo. 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 Nice name. Okay. And so, well, this animal lives usually in a tree, and I don't exactly know, but it just comes down for, I think, going to the toilet. Sometimes, maybe once a week or something. È un animale che vive sugli alberi e non si muove molto. Magari ogni tanto scende dall'albero una volta a settimana per andare in bagno. And someone said that if you shoot in the direction of this animal, not towards the animal but in this direction, it would not even turn its head. Qualcuno ha detto che se sparate in direzione di quell'animale, cioè non su di lui, però vicino a lui, non girerà neanche la testa. And sometimes meditation we are in similar state.
E a volte in meditazione noi ci troviamo in uno stato simile. Mind is tired, mind is sluggish, no energy. La mente è ottusa, opaca, è senza energia. No joy, usually. Non, di solito non c'è gioia. Kind of heavy. E è molto pesante. Sleepy. È sonnolenta. And the second state that is kind of connected with this is called middha in the Pali language, and they translate it into English as torpor, which is similar to an Italian word. E la seconda parola in Pali, l'altro stato mentale, è middha, che viene tradotto con torpore. And this is usually also described as a kind of unwieldiness of the mind. E viene descritto a volte come una mente che non è volenterosa di fare cose. And it manifests as svogliata. Yes, yes, yes. Non è malleabile. The example is if you get butter out of the fridge and immediately want to spread it on bread, it's quite difficult. It's not wieldy, it's not malleable. Per esempio, quando tiriamo fuori il burro dal frigo ed è molto freddo, non possiamo spalmarlo sul pane perché non è malleabile. Okay, and sometimes the mind is like that. E a volte la mente è così. You tell the mind, go here. It's too unwieldy. E noi, quindi anche se cerchiamo di mandare la mente sull'addome, no, non ci riusciamo perché non riusciamo a spostarla. Okay. So, and sometimes it can also manifest as a kind of nodding like this. Alcune volte si manifesta nel ciondolare della testa. And it is very common in the first days of a retreat, especially in the sitting practice, when the threshold of of experience is quite low, because there is not so much input. There is just this breathing, which might not be a very strong sensation, and then easily the mind is kind of slipping into this state. E questo stato mentale è molto comune all'inizio di un ritiro, i primi giorni, soprattutto durante la meditazione seduta, perché gli oggetti che seguiamo, come l'addome, le sensazioni magari non sono così forti, evidenti, non riusciamo a seguirli, quindi la mente scivola via in questo stato di torpore. So one needs to be patient, sometimes open the eyes, maybe do some standing meditation. It might help, it might not help. Quindi bisogna essere molto pazienti con questo stato mentale, a volte possiamo aprire gli occhi, magari possiamo alzarci un attimo in piedi, queste cose ogni tanto ci possono aiutare, ogni tanto no. Just as a beginner, one shouldn't think that this is the state one is meant to reach by meditation. It's not the end. Però se siete al principio, non credete che questo stato mentale sia quello che si raggiunge con la meditazione, perché è solo l'inizio, c'è molto altro. So here it's not so easy to be alert and present. Quindi in questo caso non si riesce, non c'è energia per rimanere nel presente. But at least one could see what is the minimum you can do. Però possiamo cercare di vedere cos'è almeno il minimo che possiamo fare. Just sitting there. Per esempio, rimanere seduti. Without collapsing. Senza crollare per terra. Okay. Or maybe even have a certain interest of how this state is, what are different elements of this state, feeling heavy or kind of dreamy thoughts.
Oppure forse è meglio anche cercare di studiare cosa sono le manifestazioni in questo stato mentale, quindi magari ci saranno questi pensieri tutti un po' onirici, poi c'è questa sonnolenza, la mente pesante. Not taking it too personally. Quindi cerchiamo di non identificarci troppo. Next one is called Uddaccha Kukuccha. Daccia cucuccia il prossimo. Yeah, and it feels also like Uddaccha Kukuccha. È proprio il nome adatto per questo stato mentale. It's kind of restless state. Perché è appunto uno stato di agitazione. And also the body or the mind goes Uddaccha Kukuccha. Il corpo e la mente diventano daccia cucuccia. But if we really look exactly at these words, the Uddaccha means restlessness or a kind of agitation. Se guardiamo con più precisione questa parola, Uddaccia vuol dire agitazione o irrequietezza, So this is a kind of unsteady mind. che è una mente instabile. And it could be helpful to not fight it. È utile non combatterci contro. But kind of open to that energy and just sense it, even if it's unpleasant. Sarebbe meglio cercare di aprirci a questa energia, anche se è sgradevole. But sometimes it can also be a kind of over-excitement and it needs a little bit of settling. A volte però può essere un po' troppo agitata, un po' troppo forte, allora, dobbiamo cercare di calmarla. So there it is helpful if one has not too many objects and not jumping around too much between many objects. In questo caso ci aiuta, non avere tanti oggetti, così la mente non salterà da un oggetto all'altro. Sometimes you can just tell something to your mind that it kind of allow to calm it. A volte possiamo provare a dire qualcosa alla nostra mente che la riesca a tranquillizzare. Something I like to do when I do walking meditation and I find out my mind is poof, all over the place. Then what I sometimes do is that I don't note rising, moving, stepping. Alcune volte, se durante la meditazione camminata c'è la mente che saltella di qua e di là, quello che faccio è che non noto, salire, muovere e appoggiare del But still piede. feeling the foot, but in a friendly and gentle way, especially sensing the stepping. Ma cerco di percepire le sensazioni del piede, in modo gentile. And Specialmente nel momento in cui si appoggia. then I would note it in a very free way, I would say, arriving. E quando lo appoggio, io dico, arrivo, sono arrivato. Yeah? And just sense this when the foot touches the ground and it kind of sinks into it and just a moment more than usually. Quindi questa sensazione di essere lì quando il piede si appoggia nel terreno è come se in quel momento ci sprofondiamo un po' dentro. And then the next step and again arriving when the foot is touching the ground and sinking into. E poi con i passi successivi si sprofonda dentro al piede in quel momento, dicendoci siamo arrivati, sono qui. There might be a split of a second where the other foot is not already moving, but you just stay there for a moment and then start again. Possiamo stare lì quel secondo in più prima che l'altro piede sia già in movimento. Okay. Sometimes works, sometimes not. A volte funziona, a volte no. The second part of this Uduccia Kukuccia is the Kukuccia. Il secondo è cucuccia, And this is translated as worry. che viene tradotto come preoccupazione. So, worry or remorse after having
or sensing that one has done something wrong. Che è una preoccupazione o anche il rimorso quando abbiamo fatto qualcosa che ci sembra sbagliato. So this is to sorrow over what has or what has not been done. È il dispiacersi riguardo a qualcosa che abbiamo o che non abbiamo fatto. So this is, should have done, I should have done this, I should have done that. Or I shouldn't have done this. E quindi pensiamo, ah, avrei dovuto fare così e cos'ha, oppure non avrei dovuto fare così. And this can quite circle a lot and then create certain restlessness. E questo tipo di pensieri iniziano a girare in tondo e creano tantissima agitazione. Mm. Well, sometimes it is wise to reflect in a way what was useful to do, what was not useful to do. Cioè, naturalmente a volte è anche giusto riflettere su che cosa è giusto fare, cosa è giusto non fare. But it would be important to do it with a sense of metta. Però è importante farlo con un senso di metta. And maybe also with a sense of forgiveness, because what happened in the past we can't change. E anche magari con del perdono, perché in ogni caso quello che è successo nel passato noi non può cambiare più. So forgiveness would be a way of making peace with the past. Quindi perdonare è un modo per fare pace con il passato. But still we can learn from it. E però possiamo comunque imparare dal passato. We might understand it and learn from it. Possiamo capire delle cose. So then, I'm missing one. This I'm missing. Now the last of those which can obstruct the concentration or presence of mind is in Pali called the vichikiccha. E l'ultimo fattore che può ostacolare la concentrazione, la presenza mentale è vichikiccha. And this is called skeptical doubt. Il dubbio scettico. And it's a very specific term that signifies a kind of spiritual doubt, kind of inability to place confidence into Buddha or into the practice or also in the training. È un termine molto specifico che si riferisce a questa incapacità di affidarsi all'insegnamento del Buddha, alla pratica, all'addestramento. Or one's own ability to carry it out. O anche alla propria abilità del compiere questa pratica e di proseguire. Ah, ecco, va detto che è un dubbio spirituale. It says its function is to waver, wavering mind. E la sua funzione è quello di far tremolare, vacillare la mente. And manifests as indecisiveness. E si manifesta nell'indecisione. So, should I? Should I not? Shall I leave earlier? Shall I stay? Quindi, ma devo fare così o devo fare cos'ha? Forse dovrei andarmene prima dal ritiro. Shall I follow this technique or shall I follow that technique? Dovrei seguire questa tecnica o quell'altra? Shall I observe breath at the nostrils? Shall I observe it at the abdomen? Dovrei osservare il respiro alle narici o l'addome? But it manifests in indecisiveness, in there, that means one is not deciding to either, to any. Ma si manifesta nell'indecisione, nel senso che poi una persona non prende nessuna scelta, rimane semplicemente lì. And sometimes it's not so important what we decide, but that we decide. E
Sometimes it's not so important what we decide, but that we make a decision. Alcune volte non è così importante quello che decidiamo, ma fare una decisione, così si continua. Okay, so this skeptical doubt kind of removes us from lively presence, but it's kind of thinking about wanting to figure out and kind of indecisive. E quindi il dubbio scettico ci trascina via dal presente e ci porta a pensare tutti questi pensieri di indecisione. There is also a kind of doubt that this an interested doubt, doubt that wants to know, that can even arise some energy, and we say, well, I don't know what this will do to me or how this will work, but I will try it, and I put in some energy, and then after a certain time I will review. C'è un altro tipo di dubbio che è più utile, che è quello di quando siamo curiosi, non sappiamo che cosa succederà, che cosa può succedere, e quindi noi diciamo, va bene, non so come funziona questa cosa, però io adesso provo a scoprirlo e poi dopo farò le mie conclusioni. So, and this is rather helping, and the other one is rather blocking. E questo dubbio è un dubbio che aiuta nella pratica, mentre il primo tipo è un dubbio che blocca. Yeah. So, now let us continue with the states that are conducive or even part of a concentrated and mindful mind. Adesso continuiamo con gli stati mentali che invece fanno parte della concentrazione e della consapevolezza, e che vengono creati anche dalla concentrazione. So, one I have mentioned already yesterday, the aiming of the mind towards an object, or just to aim to the present moment. Come abbiamo detto ieri, c'è questo stato mentale che prende la mira sull'oggetto di meditazione e dirige la mente in contatto con l'oggetto. Okay. So that's the vitakkha. Here I have it. It's sometimes called initial application or aiming. Che è vitakkha, chiamato anche applicazione iniziale o prendere la mira. We have to be careful because those who read Buddhist texts or in the suttas will find the word vitakkha, the Pali word vitakkha, in different senses or meanings. Bisogna fare un po' di attenzione, perché se leggete i testi buddisti e sutta, vitakkha si trova spesso con accezioni diverse. Because vitakkha also means thought. Perché vitakkha potrebbe anche significare pensiero. But in the context of factors of a concentrated mind, it means to apply the mind to the object. Ma nel contesto dei fattori della concentrazione significa l'applicazione della mente sull'oggetto. Still, it's a kind of very rudimentary thought. We can even say, I think myself into the right hand. Possiamo dire che sia un pensiero molto rudimentale. Cioè, è come un po' se io dico, io penso a me dentro la mano destra. No, it's a kind of impulse. It's not a thought, but it's a kind of mental impulse. Che non è un pensiero, ma è un impulso che va in quella direzione. And then to aim there. E quindi la mente viene indirizzata lì. So it said the function of it is to strike an object or come in contact with the object. Quindi la sua funzione è quella di colpire un oggetto, entrare in contatto con l'oggetto. Or leading the mind there. Guidare lì la mente. And when the mind is like cold butter, it will not work.
E quando la mente è come il burro freddo, questo stato mentale non funziona. So it is said that these two states are kind of opposed. Quindi questi due stati mentali, quello di Vitakka e quello del torpore, sono opposti. So what one could try in the state of torpore, is there any clear object, maybe just sensing the buttocks on the cushion, where one for a moment can aim? E quindi, se siamo in uno stato di torpore, un modo per cercare di uscirne è quello di individuare una sensazione abbastanza evidente, magari quella sui glutei, e iniziare a indirizzare lì la mente. And then maybe aim again. Quindi un po' di volte. And from time to time aim again. E cercare di continuare a farlo It in could be that continuazione. this can kind of be a kind of antidote. E questo è una specie di antidoto. So, and then the second factor of concentration is a vichara or a sustained application. Il secondo fattore della concentrazione è vichara o l'applicazione sostenuta. It's called a continuous pressure on an object or continuous touching of the object. Vuol dire che la mente resta in contatto in modo prolungato con l'oggetto. Also in the sense of examining the object. Anche nel senso che resta lì e esamina l'oggetto. I don't mean to think about it. E con questo non intendo dire che ci pensate But sopra. when I say, can you sense the rising or the in-breath beginning, maybe ongoing and at the end? Is it one sensation or more sensations? Then it's a kind of, to know that we have to sense it, we have to be in contact with it. Ma quello che intendo dire è che ci mandiamo la mente sull'addome e c'è l'inizio del salire, poi c'è la sua continuazione e poi la fine, e la mente resta lì e segue tutto il processo delle varie sensazioni senza perdersi. And it manifests as anchoring the mind on the object. Si manifesta come un ancoraggio della mente sull'oggetto. And it is said that this being able to anchor the mind on the object just for several moments is the opposite of the skeptical doubt. E questo riuscire ad essere con l'oggetto, ancorati all'oggetto, anche solo per pochi secondi all'inizio, è l'antidoto per il dubbio scettico. Because when there is a skeptical doubt, one is not willing to just sense this whole in-breath or whole out-breath, because first we want to figure out this and that. Perché quando c'è il dubbio scettico non c'è nemmeno la volontà di seguire l'oggetto e di rimanere con l'oggetto, perché siamo bloccati ancora prima nel pensare a varie cose. So one way of how to deal with this skeptical doubt first is to recognize it, but then to find out, oh, it's doubt. I don't have to figure it out now. Let me just sense E this breath or whatever. quindi un modo per affrontare il dubbio scettico, prima di tutto è riconoscerlo e poi dirsi, va bene, comunque non devo cercare di capire adesso tutto, cercherò invece di rimanere un po' più a lungo con il respiro, con l'addome. Or, for example, what I know is when practicing in Lumbini, where it was possible to practice in the meditation hall or in one's room. When I was practicing in the room and it was not going so well, I thought, oh, I should sit in the hall. When I was sitting in the hall, I thought I should sit in the room, or then I wouldn't. No, should I sit in the room or should I sit in the hall? And it's always going on like that. So that's
skeptical doubt. E per esempio quando ero meditavo a Lumbini, si poteva meditare sia nella sala di meditazione che in camera propria. Quando meditavo in camera, magari pensavo, non sto meditando così bene, forse dovrei andare nella sala. Poi andavo nella sala, pensavo che dovevo andare in camera, e quindi mi bloccavo lì e dicevo, ma dov'è che devo meditare, in sala o nella camera? Questo qua è un altro tipo di dubbio. Ok, Richard. And the next factor of concentration is pity in Pali, but not with two I's, P-I-T-I. In Pali, il terzo fattore è piti. And it is often translated as joy or rapture. Che è tradotto con rapimento o gioia. But it doesn't really completely fit what is meant by it. Ma questa traduzione non è molto adatta a descrivere il significato. Because there's a whole range of phenomena that come under this category. Perché c'è una gamma diversa di fenomeni che rientra in questa categoria. So when there is aiming and the mind can stay with the object, or there might be, it might just be that it's a kind of easy presence moment by moment that is arising. Allora, quando la mente riesce a mirare l'oggetto e a stare un po' di tempo con l'oggetto e c'è questa presenza che segue momento dopo momento con agio. That could be sensing the body, that could be hearing, but really hearing without anything in between. Potrebbe essere anche il percepire il corpo o anche essere concentrati sull'udire, però senza che ci siano delle interruzioni. Or whatever. O qualunque altro oggetto. Mm-hmm. And if this is possible, then then energy is there. We don't feel dull anymore. E quando questo è possibile, lì vuol dire che c'è un po' di energia, non ci sentiamo più ottusi, opachi. Sometimes it just manifests as little jerks, like the hand is jumping or the finger or little things like that. Alcune volte ci sono delle piccole manifestazioni di questo stato, come dei piccoli brividi o dei piccoli movimenti, come una mano che sobbalza, le dita hanno degli piccoli scatti. So that's not exactly joy, so it doesn't really fit. Cioè non è che se la descriviamo come gioia, questo non. But in the Pali language it's called kuda kapiti, it's the small joy, the small rapture. In Pali viene chiamato kudakapitti, che vuol dire una gioia minore, cioè una forma minore di questo stato. The short rapture. Un rapimento breve. Yeah. Or it could manifest like people think there are some animals crawling there, but it's actually not happening. Oppure potrebbe sembrarci che ci siano dei formicoli magari sul corpo, che ci siano dei piccoli animaletti, però in realtà non c'è niente. Or there are some kind of like something happens in with the muscles in the face or somewhere, like by itself they start moving or start releasing certain tension. Eppure succede qualcosa nei muscoli, magari del viso o in alcune parti del corpo che appunto si muovono un pochino come da soli o rilasciano delle tensioni che hanno. Or it can feel like when you open sparkling mineral water and it's kind of sparkling, it's like sparkling in the body. Oppure potrebbe sembrare come quando apriamo la bottiglia di acqua frizzante, che ci sono tutte queste bollicine e anche nel corpo sentiamo un po' questa energia frizzante. Or it can feel like being in
at the sea in the water, but there are no high waves, but they're just gentle waves coming and going. E potrebbe anche sembrarci come quando siamo nel mare e ci sono questi movimenti dell'acqua, quindi è come se ci sentiamo spostarsi, ci spostiamo avanti e indietro. Recently I have read a translation of this term PT as refreshment, and I think this somehow covers the whole range. E recentemente ho trovato un'altra traduzione per piti, che è rinfrescamento. Because the mind gets refreshed, also the body gets refreshed. Perché è un po' come se la mente e il corpo si sentissero più freschi, rinfrescati. Meditator said, well, before I was quite feeling heavy and tired, and now, oh, suddenly the mind is, I feel quite fresh and energy is there. Infatti comunemente i meditanti descrivono qualcosa come prima mi sentivo così pesante, c'era pesantezza, era difficile, poi a un certo punto di colpo è arrivata questa energia, mi sono sentito molto bene. And it is said at this point the hindrance of ill will cannot be there because one is quite refreshed and fine. One is not thinking, well, if it wouldn't be so hot, or if there wouldn't be this or this breath of my neighbor, this doesn't matter at that moment. E questo si oppone all'ostacolo della avversione, perché in quel momento ci si sente così freschi e così bene che non abbiamo pensieri come fa troppo caldo, il mio vicino respira pesantemente, ci va abbastanza bene tutto. And even this aiming at the object may not be necessary because it happens effortlessly. E in questo momento anche l'indirizzare la mente, il mirare l'oggetto non è così necessario perché a questo punto la mente ci sta andando da sola. Maybe the body feels relatively light. Il corpo si sente leggero. Well, so, but we cannot force that. It is a result. Ma non è una cosa che possiamo forzare perché è un risultato. It arises when the ground is prepared. Sorge quando c'è il terreno adatto. And it also passes at some point. E a un certo punto comunque se ne va. And then another factor is the sukha, which means happiness. Un altro fattore è la felicità o sukha. And it's a bit more contented, a bit more calm. E vuol dire essere calmi e sentirsi appagati. So like sitting in a very pleasant seating that is soft enough. Quindi è come se ci si sente seduti morbidamente, molto comodi. Mental well-being, physical well-being. C'è un benessere fisico e mentale. And it is said that this is the opposite to restlessness. E questo è l'opposto all'agitazione. The mind can rest, it can... Oh. La mente finalmente si può riposare. Okay. And then the last one of these five factors is ekagata, which means unification of the mind. L'ultimo fattore è l'unificazione della mente. And that means that it is able to stay easily with an object. Significa che la mente è in grado di rimanere facilmente con il suo oggetto. It's not wandering, it's not distracted. Non divaga, non è più distratta. And manifests a certain peace. E si manifesta con la pace. And then it says the proximate cause is the happiness. E la causa prossima per questo fattore è la felicità. So that it arises when the mind can be content, when the mind can settle.
Quindi può sorgere quando la mente si sente appagata ed è già calma. And this also shows that we cannot force a moment-to-moment concentrated mind. It needs certain preparation. E questo ci dimostra anche che non è possibile sforzarci all'essere concentrati in un istante dopo l'altro, perché è una cosa che avviene, ha bisogno della sua preparazione. So we need to aim the mind, we need to make it interesting, we may need to stay a little with an object and have interest in it. Cioè dobbiamo indirizzare la mente verso l'oggetto, dobbiamo cercare di creare, avere dell'interesse verso questo oggetto e di rimanere con l'oggetto per un po' di tempo. For this we often need quite some patience. E per questo serve un po' di pazienza. But still applying again and again. Ma semplicemente possiamo continuare ad applicare l'attenzione ancora e ancora. But also not with too much force. Ma non con troppa forza. So find a balance. Dobbiamo trovare il nostro Because a equilibrio. certain kind of relaxation seems to be important that the mind can settle. Perché in realtà è importante un certo tipo di rilassamento in modo che la mente possa adagiarsi, calmarsi. Unification of mind also means that it's not split into different parts. Unificazione mentale significa che la mente non è divisa in parti You diverse. may know this, that one might do walking meditation, one might even note rising, moving, stepping, and at the same time plan something, remember something, chat with someone in the mind. Per esempio, quando nella meditazione camminata noi stiamo notando magari il passo destro, il passo sinistro, però nello stesso momento stiamo pianificando le cose da fare oppure stiamo chiacchierando con qualcuno, sempre nella nostra immaginazione. So this is what I would call more or less mindful. È quello che io chiamo più o meno essere consapevoli. It's like, well, I do my job, I do just the job and inwardly I also do something else. È un po' come se cercassimo di fare i furbi con noi stessi, dicendo va bene, sto facendo quello che devo fare, sto facendo il mio lavoro, e in realtà ce lo diciamo perché così intanto possiamo fare So qualcos'altro. that's not full-heartedly. Quindi non lo stiamo facendo proprio con piena passione. And not something you have to judge yourself when you find out you do that. No, non perché dobbiamo giudicarci, però dobbiamo vedere se succede. But also to know that, to be aware of the quality of mindfulness. Anche perché in questo modo possiamo renderci conto della qualità della nostra consapevolezza. More or less. In quel momento è una più o Okay. meno But consapevolezza. that gives us the chance also to make slight adjustments. Però è anche un'opportunità in quel momento di fare qualche piccolo, possiamo aggiustare un po' la nostra pratica. Let me move now the attention more full-heartedly to this step. Quindi magari iniziamo a rindirizzare l'attenzione con più impegno al passo successivo. Sometimes I would remind my the observing mind just this step. Alcune volte io dico alla mia mente che sta osservando, gli dico va bene, dai, solo quest'altro passo. Because it thinks, oh, I have to observe every step. Perché lei si sta lamentando, mi sta dicendo, ah, ma devo osservare tutti questi passi. What a Che heavy load. terribile And I fardello. have already missed so many steps. Ne ho già persi così tanti di passi. So forget the missed steps.
scordateli questi passi che ormai hai perso. Forget the future steps. Dimenticati dei passi che ci saranno nel futuro. Just this step. Solo il prossimo passo, questo passo qua. Okay, and then when this happened in mind, oh, just this step. E poi quello dopo, solo questo passo qua. So that could help to, for at least for some moments, to be full-heartedly with, say, a step. Quello che può aiutarci ad essere completamente con ogni passo. Sometimes one could suggest, well, sense it as it would be your first step. Alcune volte potremmo provare a percepirlo come se fosse il nostro primo passo. Or breath, as would it be your first breath. O come se fosse il nostro primo respiro. I mean, we can't do that all the time, but at some time to reconnect. Non è che possiamo farlo sempre, però ogni tanto per riconnetterci. There is a sutta where the Buddha is asking the monks how they are. I think it's not about the breath, it's about eating. I'm not sure. Either a breath or a bite. How they are approaching it. C'è un sutta in cui il Buddha chiede ai monaci, non mi ricordo se riguardo a un respiro o a mangiare qualcosa, e che gli chiede come stanno approcciando questo processo. They say something, well, I will, I'm aware of it just as it would be one of my last steps or something. E rispondono, e lo sto facendo come se questo fosse l'ultima volta che lo faccio, l'ultimo respiro, l'ultimo passo, l'ultimo. So, and then there are different monks giving an answer, and one says, I relate to it as it would be my last breath or my last bite, I don't know. And then the Buddha says, well, you do it right. Cioè i monaci rispondono tante cose diverse, l'ultimo dice, io sto osservando questa cosa come se fosse il mio ultimo respiro. Il Buddha gli dice, ecco, tu lo stai facendo nel modo corretto. So this is kind against sluggishness. E questo si contrappone alla pigrizia. The sense of urgency. Perché dà un senso di urgenza. Still have 6 days. Ho ancora 6 giorni. I can try tomorrow. But so the Buddha would say, practice as if your turban is on fire. Noi magari ci diciamo ho ancora 3 giorni, posso provare domani, però il Buddha diceva dovreste praticare come se il vostro turbante avesse preso fuoco. But we don't have turbans. Noi non abbiamo i turbanti. But maybe we should say the hat is on fire. Possiamo or dire the hair is on fire. Come se i nostri capelli stessero andando a fuoco, o il cappello. Yeah. So, because it is also such a precious time, we don't know when we have such a, opportunity again. Perché in realtà questo tempo qui è molto prezioso e noi non sappiamo quando potremo avere un'altra opportunità. So it's not about forcing, but it's about applying yourself with interest. Quindi non si tratta di forzarci, ma di
applicare un interesse a quello che facciamo. And it's those who do like that who also can reap the fruits. E quelli che fanno così a un certo punto raccoglieranno dei frutti. Mm-hmm. And so slowly, slowly I'm hearing in the interviews by a few people that it's developing. E nei colloqui io sto già iniziando a sentire che alcune persone iniziano a sviluppare la pratica. And there are some others where I feel they could apply themselves more wholeheartedly. Mentre altri magari penso che potrebbero provare ad applicarsi con un pochino più di impegno. So, just reflect and use the time you have here. Quindi rifletteteci sopra e utilizzate il tempo che avete qui a disposizione. Mm-hmm. Okay, so let us sit for a minute. Sediamoci per qualche istante. Mm-hmm.